Una partita che era iniziata benissimo, perché insomma il tuo Scalea ha messo bene in campo, ha fatto tremare il Castro Villari. Poi forse nel vostro momento migliore il colpo che vi poteva portare alla sconfitta. Una partita strana. Ha fatto una disamina giusta, quasi mi togli il posto. Niente, avevamo preparato bene, sapevamo l'importanza di venire a giocare su uno stadio del genere che ha storia, cultura calcistica, quindi già di blasone ti dava motivazione in più. L'avevamo preparata, penso, bene, poi sotto gli occhi di tutti. Avevo chiesto ai ragazzi di essere ordinati in campo e di curare il palleggio, quindi anche se non mi aspettavo le condizioni del campo così, però ci sta anche che si giochi su determinati fondi. Però penso che la squadra abbia fatto quello che era stato chiesto alla vigilia. Poi hai detto bene, forse nel momento migliore nostro, non so se un infortunio del nostro portiere o addirittura un fallo, non sta a me dirlo, sono stati bravi loro a sbloccarla, ma questa era una partita che si sarebbe sbloccata chi prima delle due formazioni avrebbe fatto gol. Bravi loro e ancora più bravi i miei ragazzi a recuperare, perché recuperare un risultato agli ultimi minuti su un campo, ripeto, difficile contro una buona squadra, non era semplice. Allora, una partita che era partita male, forse, con uno Scalea ben messo in campo che vi ha creato qualche difficoltà. Poi nel secondo tempo il bandolo della metà sembrava trovato, due traverse, il gol del vantaggio, e poi lei forse un presagio l'ha avuto, perché diceva suoi state ordinati, state attenti, ed è arrivata invece quella disattenzione che vi è costata due punti. Sì, concordo un po' nell'analisi della gara, è che una volta che avevamo fatto la cosa più difficile e complicata, che era quella di sbloccarla, occorre qualche corso di sacrificio in più. Per la verità l'abbiamo fatto contro il Siderno, quindi riconoscevo in questa squadra, riconosco determinate qualità, e che poi capivo che su qualche breve linea potevamo avere delle difficoltà. Ritengo che se alla fine, insomma, bisognava avere pure una marcatura un attimino più corta, quindi d'anticipo rispetto al giocatore avversario, che poi ha preso palla, ha potuto puntare, perché comunque si capiva che aveva delle frequenze di corsa importanti. Noi veramente, mi lascia veramente la mare in bocca, perché quelle partite alla fine, se finiscono 0-0, hai il rammarico del comunque hai preso due traverse, due situazioni da gol abbastanza nette, pulite. E per cui, una volta fatta la cosa più importante, ritenevo si potesse portare a compimento. Abbiamo avuto l'opportunità anche di tenere palla in attacco, veramente un grande peccato. A parte il fatto che era un po' segnata questa partita, secondo me era, perché anche subito dopo il gol, nei 30 secondi successivi, il metodo successivo, sì, abbiamo avuto una palla gol, voglio dire. E, guardi, io perlomeno non, nell'idea che mi sono fatta del calcio è che, soprattutto quando parti per recuperare, a un certo punto qualcosa la paghi. Io questa partita, le dirò, era una partita che temevo, sia per lo stato di forma dello Scalea, ma soprattutto perché comunque alleno la squadra e so che magari non è brillantissima in questo momento, e concediamo pure qualche giocatore, sia come assenza e sia come condizione, lo concediamo agli avversari. E per cui queste sono delle partite, come dicono quelli più bravi di noi o di me, quelle partite sporche che magari comunque devi vincere, e che penso che comunque qualora avessimo vinta, non penso che avessimo...